Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video make up del giorno, perché sinceramente non sto, mi sono truccata prima ma l'audio non era buono per niente, però adesso vi voglio dire come mi sono truccata. Allora, mi sono truccata con la base, perché ho fatto la base. Dunque, come primo prodotto ho utilizzato questo, che sarebbe quello per la mina delle sopracciglia, questo pettinino qua, e poi ho utilizzato la mina ovviamente retraibile per come dire, quella per dare vita alle sopracciglia sarebbe. Poi come correttore cosa trovo qui? Correttore L'Oreal concealer, L'Oreal infallibile 327 cashmere. Stop, non dico altro, perché se volete vedere il video di questo qua, questa recensione, andate in altri canali, cioè nell'altro video che ho fatto non so quando, perché non ricordo. E mi piace, copre quello che deve coprire, giusto. Ovviamente ho usato sia le mani che la spugna, molto buono, questa spugna è top, però anche le mani non sono male, diciamo la verità, per stendere il prodottino. Poi ho utilizzato questa qua, questo fondotinta della Stay Matte, sì, Stay Matte, della Essence Stay All 16 ore Long Lasting, questo, top, vedete, molto buono. E aspettate, perché qui non mi vedo granché, boh, vabbè, aspettate un attimo, ok, così forse si vede qualcosa. Allora, questo fondotinta è top e soprattutto si stende bene non solo con le mani ma anche con la spugnetta, però preferisco di più le mani, perché la spugnetta se lo succhia tutto, quindi anche no, di evito, quindi preferisco le mance. Poi cipria non ho usato perché c'è la pelle secca dei miei occhi, ma vabbè. Come, buona cavolo, sapete già, non dire che mi dilungo. Poi, dunque, Maxi Blush della Rimmel, questo qua, che come potete ben vedere, allora, innanzitutto, mi trovo che gli occhiali, se non potete ben vedere un bel niente, vedete? Sì, non mi sono truccata granché, ho solo fatto un po' di sopracciglia per non vedersi tutta il fantasmino che è in me. E niente, questo è il blush che potete ben vedere. Questo è 003 Wild Card. Aspettate un secondo. Allora, un attimo solo. Ogni volta questa bruca mi fa la pastetta. Non capisco il perché. Boh, vabbè. Comunque, rimetto a posto tutto. 003 Wild Card. E questo è il mio blush. Perché la blushite acuta è top, perché mi piace il blush, molto bello, ma vabbè, anche il bronzer è bello. Poi non ho messo il rossetto perché non mi andava, tutte le volte è un casino con il rossetto, vabbè, me lo metto adesso, aspettate un attimo. Niente, allora, se non faccio casini qui è troppo. Perché se no non si è, se che sono truccata. Yeah. Va bene, questo è Long Lasting 04 Matte, è un rossetto che si appunto opacizza sulle labbra, su una tinta labbra io lo chiamerei, ma neanche, non saprei, comunque per me è una tinta labbra, poi decidete voi. Debbie Liquid
matte lipstick e nulla. Questo è un fucsia, come si vede da lì. Oddio, io non so cosa costa questo telefono, che ha una luminosità un po' carognosa, però beh. Allora, questo è il lipstick e questo è il colore. E nulla, cioè. Poi come palette non ho utilizzato niente, neanche mascara, però questa è la mia palette preferita, questa Sopix extra spice, ce la posso fare, molto molto bella. Sì, come illuminante oggi non ho usato niente, ovviamente. Questa è la Flawless 4, che adoro, ma la uso poco e nulla. Però devo cominciare a utilizzare tutto quello che ho, se voglio rientrare nel project pen, quello smaltimento make up, perché altrimenti non ce la farò mai, giuro. Non lo so perché, vabbè. E niente, allora, come profumo invece utilizzo o il Perlier o Anna Blue Marine, che utilizzo questo qua, questo, oppure il Perlier. Il Perlier è top, ha una profumazione fantastica. Mentre, scusate, c'è gente sotto sotto la mia finestra. Anna Blue Marine è top. Questo ha non so quante volte lo sto dicendo, però vabbè. Ah, ragazzi, il paradiso sulla terra è questo profumo top, mi piace da morire. Poi, cos'altro c'è? Perlier. Perlier è un altro che sta di bucato, ovvero di fresco, di appena uscita dalla doccia, non so come spiegarmi, mi piace, basta, tutto lì. Poi una cosa, sì, lo so che è antiestetico quello che ho detto in un altro video ancora, il baffetto, però preferisco a volte che il baffetto non si veda. In altre, io ho visto altri youtuber peggio che hanno fatto, che non, vabbè, non sto qua a ripetere, però è la verità, hanno il baffetto che è inguardabile, però vabbè, contente loro, contenti tutti. No, non va bene, perché avevano questi baffetti che si vedevano in una cosa allucinante. Se pensate che ho buttato la spazzolina di Clio, no, non l'ho buttata, eccola qua, quella spazzolina di Clio, non so se si vede, se si vede, e niente. Allora, sto facendo già strafalcione, perché sono già da prima che sto registrando tanti video oggi assieme, non li ho ancora pubblicati, ma piano piano li pubblicherò. Si crea tutta questa pastetta qua, questa pastetta in mezzo. Che non è carino a vedersi, oddio. Cosa qua? Aspettate un attimo. Già. Ancora, e rirolli. Questo tinta labbra è bella, ma tante volte va nei denti e non è bello da vedere, non è carino. Però a me piace, me la metto lo stesso. Sì, adesso non mi è andata nei denti, però poco fa sì, non so se l'avete percepito, ma è così. Ah, se sentite rumori sottofondo molesti, vabbè, come dicono molte youtuber, il motto di dire di YouTube, delle youtuber, se sentite, appunto, se sentite rumori molesti, tratta lesione, gente che schiamazza per strada giù, sotto la mia finestra, e tutto a posto, vabbè. Allora, prima era palla la televisione, un altro video che avete visto, e in quest'altro video invece ho evitato di stare in sala, perché ho la televisione a palla e non va bene. L'ho fatto abbassare un po', perché sennò non ci capivamo con il video, e quindi nulla, tutto lì. Bene, ciao.